No, assolutamente no. Credo che il lavoro dell'attore, come diceva Sonia prima, è quello di sperimentare, di crescere attraverso il lavoro che si fa. Quindi il primo film era Porta Pace, quindi è un personaggio che mi ha portato fortuna, mi ha dato visibilità, e poi è chiaro che spesso mi hanno proposto ruoli simili che ho dovuto rifiutare. Nel caso di Perez ho continuato perché era un altro, cioè in quel caso potevo sperimentare e fare un altro posto, quindi completamente diverso da quello che avevo proposto. E nel caso di Per Amor Vostro, il film che abbiamo portato a Venezia con Valeria Codino e Giuseppe Gaudino, è un personaggio, dire negativo credo sia dire poco, e quindi era molto complesso, molto complicato da affrontare, quindi è stata veramente una sfida, e con Valeria Codino ci siamo giustificati quest'odio con una grande passione precedente, un grande amore precedente, perché altrimenti rimaneva solo una caricatura della cattiveria, e quindi siamo andati a scavare un po' di più. Ecco, però poi ho fatto pure, scusami, Mine Vaganti, adesso era uscito Onda Sola. No, con la grande famiglia, ho fatto il cattivo. Il personaggio di Onda Sola, tanto per restare un altro film recente di questa stagione, invece è un personaggio anche molto tenero, questo comandante di questa nave che sogna. Comandante frustrato, che ha il grande problema di avere paura dell'acqua, anche essendo un comandante di una nave, e l'idea sua è quella di invece la frustrazione, perché vorrebbe essere comandante non di una nave cargo, ma di una nave da crociera. Però io volevo dire una cosa, perché ci siamo incontrati con Sonia, c'è una grande stima, e purtroppo poi spesso ci vediamo ogni 2 anni, una volta. Però la cosa che diceva Sonia, che dicevi tu, rispetto ai generi e al fatto che è un'attrice che passa da Strehler da Checco Zalone, e che viene premiata dai critici per una commedia, per me... Sono premiata anche per Strehler. Sì, sì, però per me è molto bello che invece venga premiata per un film di Zalone, perché... finalmente potremmo uscire dalla logica che un attore fa un certo tipo di cinema, un certo tipo di teatro. Io ho sempre pensato che un attore o è bravo o è meno bravo. Non ho mai creduto agli attori che fanno un solo genere, né di teatro né di cinema, non ci ho mai creduto tanto. E un'altra cosa invece a cui io sono assolutamente convinto è che nel cinema, del resto lo dice, come dire, una massima del cinema, non esistono piccoli ruoli ma solo piccoli attori. Ecco, tu sei riuscito anche in ruoli da non protagonista, ricordavi prima i quei film con Occhete, comunque sempre a lasciare un segno, che forse è anche più difficile, perché un attore protagonista ha, come dire, molte possibilità di far emergere il proprio personaggio. Un non protagonista in fondo lo deve fare in un numero di cose molto minore. Sì. No, io credo che il lavoro che tu fai dipende come lo affronti, nel senso che se tu affronti il tuo lavoro con la stessa passione, la stessa forza con cui affronteresti un protagonista, secondo me dai un apporto anche quando fai due pose o una cosa, dipende da come ci arrivi sul film. Se ci arrivi svogliato, che non lo volevi fare perché c'hai tre pose, è meglio non farlo. Io di solito sposo dei progetti, se il progetto mi piace, però una cosa, sono 10, non guardo. Se tu hai cominciato, almeno così si legge, proprio da bambino il palcoscenico, anche perché sei un figlio d'arte, insomma. Sì, sì, ho cominciato. Mio padre era Nunzio Gallo, un cantante che qui poi a Bari è stato una professione, grazie. Il cantante che negli anni 60 ha vinto Sanremo, canzonissima, al Festival di Napoli, al Festival dell'Eurofestival, e mia madre faceva teatro e poi ha lasciato perché aveva 4 figli, ma io paradossalmente ho cominciato con mia madre perché aveva fatto una compagnia di bambini e
quindi io lavoravo con lei e poi d'estate, insomma, tutte le volte che non studiavo lavoravo, poi a finito il liceo mi sono iscritto all'università, mi sono stata una farsa, ho cominciato a lavorare al teatro e non mi sono fermato. Quando hai capito che hai fatto la scelta giusta? No, io non ho mai avuto questa cosa di fare l'astronauta, no, ho sempre pensato di fare il teatro, non avevo pensato di fare cinema, ma avevo sempre pensato di fare teatro, non ho mai avuto questi dubbi a riguardo, quindi sono stato fortunato, anche perché credo che per i giovani la cosa più bella, soprattutto oggi, in questo momento in cui vi dicono di non credere a niente, la cosa più bella invece è di avere una passione, di credere in qualcosa, quella è la cosa che vi può salvare e rendere forti.